Gentili telespettatori, buonasera e bentornati al Video nella Piaga. Questa sera torneremo a parlare di un tema che ogni tanto è ricorrente nelle nostre trasmissioni, torneremo a parlare di commercio e soprattutto andremo a vedere un po', a tastare il polso del settore, soprattutto qui ad Ascoli, per quello che sta succedendo con questa crisi, insomma, che sta colpendo le piccole e medie imprese. Cercheremo di capire qual è la situazione, appunto, sia nel centro storico che negli altri quartieri della città. Cercheremo di vedere quali sono le strategie anche messe in campo dall'amministrazione per cercare di reagire. Insomma, entreremo nel dettaglio. Come sempre, per fare questo abbiamo diversi ospiti studio che ci aiuteranno nel nostro dibattito. Passo subito a presentarveli. Alla mia destra l'assessore al commercio del Comune di Ascoli, Massimiliano Di Micco. Buonasera. Grazie per l'invito. Buonasera. Alla mia sinistra c'è Ivana Manni, che è titolare di una boutique nella zona di Porta Maggiore, abbigliamento. Da diverso tempo, quindi è conosciuto in città. Al suo fianco Francesco Seghetti, titolare di un'attività di parrucchieria in centro storico. Buonasera, quindi abbiamo, grazie, un po' rappresentate le varie dislocazioni cittadine delle attività. Con loro, appunto, cercheremo di approfondire questo tema, cercheremo di capire, insolitamente rispetto a quanto abbiamo fatto in passato, direttamente da chi sta in strada, tra virgolette, cioè chi ha il contatto col cliente, rispetto ad altre volte, come ricorda l'assessore, che abbiamo tirato in ballo rappresentanti di associazioni di categoria. Come sempre, prima di partire con il nostro dibattito, vediamo la scheda filmata che introduce il tema della serata. Vediamo. Una serranda che si alza, l'altra che si abbassa. Una speranza che nasce, una che muore, falcidiata da crisi, banche, consumi a picco. Il valzer delle serrande è il ballo del momento, al primo posto nelle hit di Ascoli e dintorni, laddove ad uccidere i consumi c'è una fuga delle multinazionali che si trascina via centinaia di posti di lavoro. Ed ecco allora che le caselle delle statistiche ufficiali mostrano il segno dell'entusiasmo che lascia il posto alle aperture di attività commerciali quali Ultima Spiaggia, come una sorta di salvagente estremo per chi si è ritrovato a piedi senza più un posto di lavoro. In questo quadro va ad inserirsi anche un altro dato spietato, quello delle attività che, purtroppo, nate senza solide basi e adeguate formazione, inciampano nelle difficoltà di un mercato sempre più ristretto e muoiono nel giro di qualche mese. Ed allora, per restare a galla e cambiare rotta, non resta che un diverso approccio alla cultura commerciale, con una strategia da individuare attraverso più larghe vedute per quel che riguarda orari ed aperture ed una stretta di mano convinta all'accoglienza turistica e alla politica degli eventi a tutto campo e durante tutto l'anno. Ma resta un interrogativo. Ascoli è pronta a stravolgere la propria idea di commercio? Eccoci tornati in studio. Allora, abbiamo visto la nostra scheda filmata. Assessore, io partirei con una domanda a bruciapelo, sì, così tanto, come direbbe qualcuno, l'uomo della strada. Che aria tira dal punto di vista commerciale ad Ascoli? Qual è la situazione? Allora, dal punto di vista commerciale sicuramente non è una situazione rosea. E io proprio questi giorni ho fatto fare un'indagine sui dati che abbiamo nell'assessorato di sviluppo economico e commercio tramite, sì, SUAP, e quindi ho fatto... Abbiamo dei numeri, sì, in cui ho visto la differenza fra le aperture e le chiusure del 2012, quindi dal 1 agosto 2012 proprio all'11 novembre 2012. E per quindi quanto il riguarda, raffronto con quest'anno? Sì, con il raffronto con quest'anno del 2013. Gli esercizi commerciali attivati, e quindi negozi di abbigliamento, bigiotteria, anche commercio elettronico, perché commercio elettronico dobbiamo sapere che è una licenza che in questo momento va molto, perché la vendita su eBay, su internet, su tutti i canali, quindi quello che è online, diciamo, online è molto richiesta. Le aperture dello scorso anno, ripeto, periodo agosto-novembre 2012, sono state attivate 40 attività commerciali. 49 attività. 49 attività. Cessate nel 2012 27. Quindi mentre, teoricamente sarebbe in positivo. Sì, in positivo. Lo scorso anno, in questo periodo, è stato positivo. Le aperture sono state di più rispetto alle cessazioni. Mentre quest'anno abbiamo le
Esercizi attivati sono stati 25, quindi rispetto allo scorso anno 15 in meno, quindi il dato già qui fa pensare che appunto la gente ha sempre più paura di investire, di aprire, perché ci sono tante problematiche. Cioè, paradossalmente, insomma, acuendosi la crisi, uno trattiene un po' i risparmi, certo, perché ha paura di investire. E le attività cessate sono 20. Quindi sono purtroppo più attività cessate rispetto al 2012 e quelle attivate sono di meno rispetto, diciamo, al 2012. Rimane il saldo in positivo, il saldo in positivo sì, però sono meno attività che hanno aperto. Questo soprattutto per il centro storico, vale la pena ricordare il grande problema che è il centro storico, che purtroppo è il caro affitti. Noi abbiamo affitti enormi al centro storico che non si ragiona più con i proprietari dei locali, delle attività commerciali. Io più volte ho fatto anche sulla stampa, anche qui da te, Luca, degli appelli ai proprietari, appunto, che di abbassare un po' i prezzi. In questo momento particolare che stiamo vivendo, un ragazzo che esce dalla mobilità, che ha finito la cassa integrazione e tutto quanto, che si ritrova con un piccolo gruzzo di soldi che ha messo da parte, cerchiamo di aiutarlo a fare aprire queste nuove attività, cercando i proprietari del centro storico di abbassare gli affitti. Io so di affitti del centro storico che partono da 1.800-2.000 euro fino ad arrivare a 2.500, 2.600, 2.700 euro. Di questi tempi diventa insostenibile, diciamo. C'ho un'attività che è aperto lo scorso anno con un affitto mezzo di 1.800 euro, 4 mesi, e poi purtroppo è finita lì. Quindi è anche il fatto che le aperture ci sono, però bisogna vedere poi la durata di queste, quanto riescono a reggere. Certo, certo. Poi, sempre per dare altri dati, sì. E questo per quanto riguarda gli esercizi commerciali, come ripeto, abbigliamento, calzature, sì, bigiotteria, tutto quello che si può avere per questo tipo di licenza. Mentre per quanto riguarda la somministrazione, quindi bar, piccoli ristori, pizzerie, pub, quello che sono i pubblici esercizi di somministrazione, nel 2012 sono stati attivati 13 attività e cessate 8. Okay. Mentre quest'anno sono state attivate 9 attività di somministrazione e cessate 7. Quindi vediamo che la cessazione, bene o male, è quella. Però l'attività che anche qui hanno aperto sono inferiori rispetto al 2013. Sì. Giustamente il problema è quello che dicevamo prima, che tante persone aprono però senza sapere come va il mercato, senza avere una ben precisa regolarità, funzione di quello del lavoro proprio che andrebbe a svolgere. È quello il punto che volevo sottolineare, sì. Cioè, c'è anche il discorso che molti magari si buttano in questo settore perché magari senza lavoro, costi, senza niente, e quindi cercano un'alternativa. Io devo vivere, la mia famiglia deve vivere, prova a fare, e purtroppo dopo senza un'adeguata formazione, ecco, dei grossi problemi per andare avanti. Infatti attività che durano 4-5 mesi purtroppo, e poi quindi oltre al danno alla beffa, uno che ha perso il lavoro magari perde anche i soldi, sì, per investire anche quell'investimento che ha fatto, perché prendendo quei pochi soldi della mobilità e della cassa integrazione e delle piccole somme hanno cercato di aprire queste attività, però purtroppo alla fine sono stati problemi per andare avanti. Poi entreremo ancora più nel dettaglio, sì. Intanto volevo coinvolgere gli altri dei nostri ospiti, signora Magni e poi Seghetti, su questo discorso abbiamo sentito qualche dato, così come giudizio generale, a vostro avviso che state sul campo, piove sul bagnato, cioè ancora peggio la situazione o c'è qualche spiraglio? Prego. Ma le speranze sicuramente ci sono, sono d'accordo anche con l'assessore, però è opinione mia, ma opinione anche del pubblico, dei clienti che vedo quotidianamente, di questo pessimismo continuo televisivo che sinceramente non aiuta psicologicamente le persone. Cioè se una cosa va male e poi ancora
si cerca, ma proprio per accattivare, cioè a livello pubblicitario, a livello mediatico, allora questo qui non può che nuocere a qualcosa che già non viaggia insomma in maniera brillante, no? Ecco, quindi questa qui è una mentalità che secondo me bisognerebbe un pochino abbandonare e viaggiare più su un positivo, che perché intimamente bisogna essere positivi comunque per andare avanti, per perché se no uno la mattina apre anche la serranda, chiude, insomma, cioè quindi ci vuole sempre questa spinta, e che deve venire dal governo, non viene perché va bene, ne parliamo per niente, dal nostro comune mi sembra che venga, perché ci sono delle iniziative che sinceramente poi ci arriviamo, chiediamo all'assessore anche quello che stanno facendo. Comunque non è che piova sul bagnato, cioè la crisi per me non è che sia di quest'anno o dell'anno scorso, è una crisi vecchia, è una crisi vecchia. Io una volta parlavo con un titolare di un'industria, quindi insomma a livello anche più alto del mio, qualcuno dice che addirittura si tratta di recessione, non di una crisi. Ma no, vabbè, ma io dico, guardi, la crisi sinceramente, io che insomma sono in commercio da diversi anni, forse è da 20 anni a questa parte, perché gli anni d'oro sono stati gli anni dagli 80, poi dal 90, 85-90 già è iniziata una flessione. Avendo grande distribuzione, questi vari fattori. È una flessione, quindi... Però nel frattempo c'è un fattore che aggrava la situazione, che è la perdita di diversi posti di lavoro. No, il lavoro, quello l'industria si sa, però questo si sapeva che è anche una crisi proprio del capitalismo in sé, perché non è né a Scolipiceno, né nelle Marche, né nell'Italia, ma insomma è a livello mondiale. Del resto non possiamo andare dall'altra parte perché è peggio. No, ma stiamo dove stiamo. Sì. Seghetti, stesso discorso, cioè che cosa avvertite voi che state nel campo, avete il contatto con la clientela, qual è la sensazione? No, io ripeto, mi appoggio alla signora e al nostro assessore. È vero, c'è questa crisi che tutti chiamiamo crisi, io la voglio chiamare in un'altra maniera, per me è un cambiamento epocale, nel senso, questa situazione ce l'abbiamo, ce l'avremo in futuro. Ma la cosa importante è che questo cambiamento epocale, un attimino noi ci rimettiamo sul posto e cominciare a cambiare il modo. Quindi pensare in positivo e cominciare a proporre. Sì, il discorso in positivo, sì. Per me sono finiti i tempi d'oro, quelli di 10-15 anni indietro. Adesso c'è un cambiamento. È cambiato proprio il sistema. A livello di mercato, a livello di acquisti, la gente comunque più... diciamo meno soldi ha e più sceglie la situazione e la qualità, quindi è più attenta alla spesa, è più mirata, quindi questo cambiamento un attimino noi lo dobbiamo fortificare, quindi migliorare i servizi che noi dobbiamo offrire al cittadino, ai nostri clienti. La cosa importante secondo me oggi come oggi e adesso, in questo momento, è investire sui propri clienti che noi abbiamo. Io parlo per me, io ho una parrucchieria in centro, cerco di investire più sui clienti che io ho, creando... Cioè già mantenere il cliente... E già abbiamo fatto un grande passo. Cosa? Fare in modo tale di dare, come tutti credo che fanno, dare qualità e comunque... stare attenti sul prezzo, cioè massima, cercare un po' di andare incontro massima onestà. Poi volevo rispondere una domanda al nostro assessore. È vero che gli affitti sono alti, quindi io mi posso mettere nella scheda di gli affitti sono alti, ma quello che io sento, io parlo per il mio centro, che la gente si lamenta tanto. Purtroppo. Di cosa? In riferimento agli affitti? No, che generale, dove c'è la lamentela, ma io non voglio parlare dell'affitto, perché siamo ad Ascoli, ok, può essere alto, meno caro, è un tasto che voglio lasciare un attimo lì. Voglio mettere il dito appunto nella piaga, che io voglio parlare a nome anche dei miei clienti, che purtroppo a me pesa questa cosa, che il problema è, Francesco, i parcheggi sono alti. Sono alti. Io vorrei chiedere anche un attimino all'assessore se il comune qualcosa ci può venire incontro con qualche strategia,
Poi comunque ci arriviamo accordo, nel senso il discorso dei servizi, quindi le iniziative, gli eventi, le agevolazioni per i clienti nel parcheggio, questi sono dei, esatto, dei temi che insomma sì, sono importanti. Per un attimino per approcciare con l'assessore. In particolar modo per il centro, perché magari Porta Maggiore si sente meno il problema dei parcheggi, credo. Insomma. Anche lì si comincia. Sì, ma per il fatto dei parcheggi, pagamento, mi stabili, anzi, secondo me è anche positivo, perché in centro vuoi o non vuoi, essendo a pagamento, lo trovo sicuro. Cioè, c'è Torricella che abbiamo un parcheggio che... La carenza, dici? È stupendo. Non è la carenza, è il costo. Cioè, ho clienti che purtroppo dice, io 2 ore spendo 4 euro. Sì, sì. Vabbè, questo è un problema purtroppo che no, Di Micco conosce no, bene. Ci manca però, cioè, no, io non voglio, no. Mi sono permesso perché il dito della piaga l'ho messo. Giustamente questo è uno dei primi problemi che i commercianti giustamente sentono ancora di più. Per carità, anche perché io ammiro una cosa che è stupendo. Nel centro, in questa città, se è così piccola, è un vero centro commerciale. Cioè, è bellissimo. Poi arriviamo anche a parlare di questo perché tutti gli operatori sono. No, ma va bene il tema lanciarlo così, però dicevo, l'aspetto del centro commerciale naturale viene recepito da tutti gli operatori? Punto interrogativo. Oppure c'è ancora questa barricata tra l'uno e l'altro? Ma non è che viene. Ah, scusa. No, diamo la pausa alla pubblicità, poi torniamo in studio al dibattito. Pubblicità.